Eravamo lasciati così, immersi nel racconto della sua vita, delle vicende personali affrontate con coraggio, per poi rinascere ancora più forte e dedicare un'intera vita allo sport. Se esiste un comitato italiano paralimpico come lo conosciamo oggi, è merito suo, dei suoi sforzi, della sua determinazione. Luca Pancalli ha visto crescere sotto i suoi occhi l'intero movimento, ha combattuto affinché lo sport praticato dai disabili avesse considerazione e rispetto. Una battaglia che vale più di una medaglia. Riallacciamo allora le fila del discorso e ripartiamo proprio da qui. In quegli anni le Paralimpiadi non erano quello che sono oggi, no, tu le hai viste crescere, no, le hai viste diventare un qualcosa di importante, forse Londra, Londra diciamo, è stata, ha raggiunto il punto massimo di questa manifestazione. Londra è stata l'apoteosi. Io vengo, questo ti rende orgoglioso? Ma assolutamente sì, per quando io sono un battitore del fermamente convinto del fatto che il mondo olimpico non possa fare a meno del mondo paralimpico, no? E sono tra quelli che dice che tutte e due siamo parte di una stessa famiglia. Nello stesso tempo però sottolineo la diversità. Il mondo olimpico è contraddistinto da 5 cerchi, il mondo paralimpico è contraddistinto da 3 agitos che non rappresentano i continenti, ma il corpo, la mente e lo spirito, cioè quell'energia dell'essere in movimento per farcela, per recuperare dopo un evento che ti può pure ammazzare psicologicamente nella vita. Quindi pur dicendo che siamo parti di una stessa famiglia, però la nostra identità la dobbiamo mantenere, perché quello che mette in moto lo spirit in motion del mondo paralimpico è qualcosa di diverso rispetto al mondo olimpico, per cui dobbiamo fare questo sforzo per arrivare ad una unica fusione, veramente ad una fusione, ma mantenendo la nostra dignità, la nostra identità e i nostri messaggi che vanno oltre la medaglia, perché sconfinano nell'idea di un paese, di paesi che possono diventare migliori attraverso lo sport. Le prime Paralimpiadi a cui ho partecipato sembravamo veramente gli sfigati che si riunivano su un campetto in una piscina, piuttosto perché sotto magari l'emozione di qualche vecchietto che veniva là a applaudire. Oggi ci siamo imposti prepotentemente, Londra nella dimostrazione. Oggi alcuni atleti, tra l'altro, vestono la casacca dei gruppi sportivi militari. Questa è un'altra mia malattia. Vedi, io da quando ho avuto la possibilità, io ero un po', avevo sindacalizzato le richieste degli atleti quando ero atleta, perché troppe cose non ci venivano riconosciute, ci venivano negate, ma soprattutto la dignità. E una delle cose delle quali io sono rimasto ferito per tanti anni della mia attività sportiva, perché io sarei da lì a poco, dall'incidente, entrato nel gruppo sportivo dei Carabinieri, perché poi è la strada che fanno un po' tutti gli atleti, era che noi non potevamo vivere del sostegno di corpi dello Stato militari. Per cui un'altra delle mie fisse da quando sono stato eletto presidente è aprire questo varco, che le prime volte mi dicevano: guardi presidente, non è possibile, disabilità di qua di là. Non ho mai indietreggiato, sono stato un martello pneumatico e ce l'abbiamo fatta. Oggi il fatto che dei corpi dello Stato, le Fiamme Azzurre per prime, Fiamme Gialle a seguire, Fiamme Oro e la Forestale, e ancor più di un mese fa, due mesi fa, adesso non mi ricordo, abbiamo aperto il gruppo paralimpico del Ministero della Difesa. Vedere questi ragazzi con le loro tute, con fierezza, le loro tute esercito, carabinieri, non fa bene solo a loro, fa bene a un paese che si identifica con che grazie allo sport si identifica con una diversità che diventa risorsa. Un po' quel senso, quella passione, quel fuoco della passione che è rappresentato dalla fiamma olimpica che tu stesso hai portato, un'altra emozione simbolica. È una grande emozione. Assolutamente, perché poi sai, io ho portato per un tratto la fiamma di Torino 2006
e portare la fiamma, sì, che poi ecco è diciamo l'esemplificazione in termini di immagine di quello che uno vuole c'ha dentro. Beh, per un ragazzo in carrozzina, allora non più ragazzo, però che ha fatto dello sport e che voleva partecipare a un'Olimpiade, che poi non si è chiamata Olimpiade, si è chiamata Paralimpiade, ma alla quale io non ho attribuito alcuna differenza. La differenza la facevano quelli che commentavano i nostri giochi paralimpici all'epoca, perché non ci attribuivano importanza. Tant'è che io mi ricorderò sempre quando tornai da Seul 88, fu la prima grande paralimpiade della storia moderna, perché per la prima volta si disputava nello stesso luogo, ma non tanto nello stesso luogo, ma con la stessa organizzazione. Per la prima volta noi entrammo in questo stadio con 80.000 persone, che noi abituati ai quattro vecchietti che applaudivano. Di cui prima. Io mi giravo intorno ai miei compagni di squadra, c'era chi piangeva, chi tremava, cioè era per noi una cosa, cioè sa che è successo, no? E io vinsi in quel Seul, vinsi 2 medaglie d'oro, 2 record del mondo, 3 medaglie d'argento, 1 di bronzo, tornai con un bottino, ma ero galvanizzato, ero quasi drogato da quel calore, che quella fiamma che fu accesa in quel di Seul subito dopo le Olimpiadi, per noi insomma aveva iniziato un percorso. Ma i giornali scrissero dopo le mie vittorie: l'eroe sfortunato che vince all'Olimpiadi del cuore e del coraggio. Allora quella è un'altra mia battaglia da quando sono diventato presidente. Ti ha fatto arrabbiare? Ha fatto incazzare, non so se si può dire, ma di brutto, perché io risposi: sfortunato è, scusatemi, in televisione non si dovrebbe dire, quel coglione che scrive queste cose, che non ha capito e non si è messo nei panni di quei ragazzi, me per primo, visto che stai scrivendo di me, di come noi stavamo vivendo quell'evento. E noi eravamo degli atleti, vestivamo la maglia azzurra come i nostri colleghi che ci avevano preceduto a Seul, vincevamo e ascoltavamo l'inno d'Italia così come l'hanno ascoltato gli altri, il tricolore era lo stesso. Nell'84 io tornato da Los Angeles, i nostri giochi in realtà non furono a Los Angeles ma li dirottarono a Londra perché non c'erano soldi, perché eravamo una compagnia, cioè, noi siamo passati nell'84, eravamo 95 paesi partecipanti, quando ho finito nel 96 eravamo 150, oggi sono 200 paesi partecipanti, quindi vuol dire un evento globale. Io presi carta e penna, ero un ragazzino di 20 anni e scrissi all'allora presidente Pertini, che aveva comunicato che avrebbe ricevuto la delegazione degli atleti olimpici di ritorno a Olimpiadi 84, che guardi presidente, si ricordi che altri atleti con la stessa maglia azzurra, la stessa, che hanno ascoltato lo stesso inno, per la stessa bandiera, lo stesso paese, sono tornati da quelle che si chiamano Paralimpiadi e nessuno si è ricordato di noi e nessuno ci ha invitato. Allora, mi ricordo perfettamente, mi arrivò un giorno un motociclista che suonò a casa la risposta: lei ha ragione, e fummo invitati. Cioè io ho sempre sindacalizzato la, tra virgolette, la rivendicazione della dignità del mio movimento, per cui paralimpiade dopo paralimpiade, comitato, corpo dello Stato dopo corpo dello Stato, corpo militare, territorio, rapporti, CONI e quant'altro, siamo arrivati a Londra 2012, siamo arrivati ai nostri giorni. Io a un certo punto ho capito, facendo politica sportiva, di quanto potesse essere forte il messaggio del mondo paralimpico, del quale, ripeto, continuo ad andare fieramente orgoglioso per quello che veramente rappresenta per la crescita di un paese. Mi dice cosa ha in comune questo mondo con un altro con cui è venuto spesso in contatto, e cioè con il calcio. Lei è stato anche commissario straordinario della FIGC. Un'esperienza, allora, diciamo, parallela, diversa. Come mai si diversa. È investito anche in quel settore? È stata un'esperienza che dal punto di vista professionale mi ha arricchito, perché ovviamente poi facendo il dirigente sportivo
con buona pace di mio padre, che purtroppo non c'è più, ma che non, avrebbe preferito che io avessi continuato a fare a tempo pieno l'avvocato piuttosto quello che... in cui si è laureato. Beh, io sono avvocato, sono laureato in giurisprudenza e sono avvocato, ho fatto l'esame, avevo un'attività con mia sorella che continua, cioè, obiettivamente lo faccio molto poco, ma perché questo è il mio amore. Io credo che nella vita avere la possibilità di fare qualcosa che ti piace fare anche gratuitamente è la cosa più grande che ti può capitare. Detto questo, quindi l'ho vissuta personalmente come una crescita professionale, perché gestire la dimensione sportiva più difficile probabilmente della grande famiglia dello sport italiano mi ha arricchito professionalmente. Nello stesso tempo non è stata una passeggiata di salute, perché poi per uno come me, che peraltro neanche è tifoso, cioè ama il calcio ma non ha l'ossessione del calcio, cioè la nazionale, la maglia azzurra, anche se fosse di che ne so, di biglie, io sto a tifare, no? Ma questa è la malattia degli ex atleti, che di fronte alla maglia azzurra si squagliano. Però oggettivamente non avevo nulla a che vedere col calcio, quindi ho tentato di essere il dirigente sportivo e di governare quella baracca, quella nave nel miglior modo possibile. Quale cosa in comune? Beh, forse con il grande calcio no, però guardate che la passione è la stessa. La passione che attraversa il mondo dello sport, sia esso il calcio, sia esso il badminton, il nuoto, la pallacanestro, piuttosto che la pesistica, o il mondo paralimpico, è un minimo comune denominatore. Poi è chiaro che il calcio ha altro tipo di, come dire, di debolezze, no? Ma perché i genitori pensano che tutti i propri figli possano diventare come il gran capitano Totti, piuttosto che come Buffon, ma perché pensano che può diventare un lavoro, che possano diventare anche loro milionari, piuttosto che... E lì sono le debolezze, la fragilità. Ma non è la fragilità solo del sistema calcio, è la fragilità del sistema calcio, è la fragilità del paese e di questa società. Dirigente sportivo dal 1993, nella stagione 2006-2007 diventa commissario straordinario della Federcalcio, dal 2000 presidente del Comitato Italiano Paralimpico, dal 2005 al 2013 è segretario generale del Comitato Paralimpico Europeo, nel biennio 2013-2014 ricopre la carica di assessore allo sport di Roma Capitale. Oggi la sua avventura continua come vicepresidente del comitato promotore dei Giochi Olimpici Roma 2024. Siccome le ha provate tutte, ha provato anche un'altra avventura, questa volta squisitamente politica, che è quella di assessore allo sport di Roma Capitale, avventura da cui si è dimesso spontaneamente. Forse perché quel teatrino politico forse non le appartiene in realtà. Ma forse, sai, nella vita ciascuno di noi deve sapere riconoscere quelle che sono le proprie skills e quello che può fare e, come dire, preparato per fare. Io mi sono avvicinato... Non sembrava la sua passione, ecco, fare l'assessore. No, probabilmente non l'ho neanche tenuto molto nascosto, ma perché... io ho grande rispetto per chi, anche quella è una passione, la politica, ho grande rispetto per chi fa politica per passione, perché poi amministrare una città non è una cosa semplice, anzi estremamente complessa. Però credo che ognuno sia tagliato per fare qualcosa. Io purtroppo nel mondo dello sport sono abituato, e mi ha insegnato questo un po' per le cose che dicevo, a immaginare un progetto, una programmazione per raggiungere un obiettivo. Programmazione, tempi di lavoro, verifiche, arrivare all'obiettivo, che dipende solo da te, dai tuoi collaboratori, nel momento in cui sei il dirigente sportivo, non dipende da nessun altro, dipende dalla tua voglia, caparbietà di raggiungerlo, poi alcune più difficili, alcune, però lo raggiungi. È stato un po' mortificante, anche se attribuisco a quell'esperienza grande valore professionale, perché io veramente ho imparato tantissimo. Però lo vivevo male, perché quando tu costruisci qualcosa, hai degli obiettivi, dei progetti, arrivi alla fine e ti rimandano come dal gioco del local via, perché c'è magari qualche impiccio burocratico amministrativo, piuttosto che l'opposizione, la maggioranza, quel pezzo di partito, quell'altro, cioè... Io lo vivo male. Allora, il politico è avvezzo, è abituato e si lascia scorrere. Io non dormivo più la notte. E a un certo punto, quando ho capito che la partita era troppo politica per un tecnico, ho capito anche che non era più la mia partita, che era giusto che la giocassero i politici per professione, o per passione più che per professione.
Chiudiamo con la pagina personale. Prima mi ha fatto vedere una foto, se la riprende, quella di sua figlia a cavallo. Un po' una foto che in qualche modo è una foto che forse le suscita amore e odio, nel senso che la rivede nella sua passione principale. Ma lo so. In allora... qualche modo le chiedo come si vive. Innanzitutto la vita le ha regalato anche la famiglia, dei figli, quindi anche un'altra gioia oltre quella sportiva, figli che ora crescono. Beh, un'altra gioia. Riconduciamo tutto alla normalità, la gioia. Della vita di un uomo. E vedere la sul donna. Cavallo, che effetto fa? Ma guarda, io la prima volta che la vidi e andai, perché era un po' che lei andava a cavallo e non ero mai andato, ebbi un po' di impressione, anche perché rivedo il cavallo da una condizione anche in termini di altezza che mi manifesta tutta l'imponenza di questo animale spettacolare che poi io amo, ma non come ama lei. Per me l'equitazione era una delle cinque discipline. Certo, invece per lei... Il cavallo era uno strumento della mia prestazione, me ne vergogno, ma era così. Per mia figlia il cavallo è amore, passione, spazzolatura, strigliatura, è abbraccio, un rapporto epidermico che io francamente non ho mai avuto. Però non odio, no, perché non posso odiare, perché poi il Signore mi ha dato comunque la possibilità. Io mi ritengo una persona fortunatissima, perché io ho condiviso con tanti miei compagni di squadra nella mia vita, di squadra della vita, non solo di squadra sportiva, persone alla quale è andata molto peggio del sottoscritto. Io oggi sono contento e felice di come sto, perché ne vedo tante, ne ho viste tante. E ho grande rispetto per la sofferenza altrui, avendo passato la mia sofferenza, e soprattutto per quanto male puoi stare in determinate altre condizioni dove il Signore ti toglie molto di più e la vita ti toglie molto di più. Per cui io sono felice così, nella maniera più assoluta. E avere due figli, Maria Giulia a cavallo, ma anche Alessandro, che devo dire ha fatto questa scelta dell'atletica leggera e del mezzo fondo, che mi ricorda un po' le mie gare di mezzo fondo, ovviamente mi riempie di orgoglio e di gioia, ma non tanto perché hanno scelto, perché poi non avranno probabilmente velleità agonistiche, cioè, ce le hanno, ma non sono malati fortunatamente come il padre, ma perché li vedo così naturali nell'affrontare la diversità del mondo e della società, che forse è la cosa più bella che un genitore disabile può, come dire, di cui può andare fiero. Cioè, io ho mio figlio che in carrozzina è tutt'uno, cioè, lui è cresciuto in carrozzina, un anno si metteva sulla carrozzina, io quando loro erano piccolini la mattina mi svegliavo, normalmente la carrozzina, non trovavo la carrozzina perché c'era salito qualcuno di loro e ci giocava in giro per casa. Quindi il vederli... La familiarità. Brava, il vederli così normali con la carrozzina mi dà l'idea di quell'idea di, come dire, dell'obiettivo che nella mia mente continua ad avere, di quel mondo che vorrei contribuire con grande umiltà. Io non ho cognomi famosi, non ho avuto genitori potenti, no, o danarosi. Io vengo da una famiglia normale, dall'Appio Claudio, Tuscolana. Mio padre era un impiegato, mia madre un insegnante, ma casalinga prevalentemente. Mi sono fatto da solo, ho avuto una famiglia straordinaria che ha messo a me in condizione di poter studiare, perché da lì bisognava partire per quell'ascensore tra virgolette sociale che è fondamentale. Io, mia sorella, mio fratello, che oggi è un grande, grande urologo, chirurgo, però sono partito dal nulla. Ma dal nulla credo che se uno è animato dalla passione, dall'entusiasmo e dalla consapevolezza della giustezza degli obiettivi che ti poni, possiamo contribuire sia pur minimamente a creare e aiutare quella società a migliorarsi, che una società dove la cultura della solidarietà non sia soltanto una parola da enunciare nei bei convegni perché è politicamente corretto, dove la disabilità non sia qualcosa nei confronti della quale dire che è giusto fare qualcosa perché è politicamente corretto, ma perché siamo consapevoli che una società dove, anche attraverso lo sport, io su questo sono un malato, riesce ad accogliere tutti, è una società che riesce a dare pari opportunità a tutti, è una società migliore per tutti. Per cui vedere i miei figli così come sono normali, non con me, con la mia carrozzina, ma nel mondo della diversità, perché viva Dio, sono anche più giovani di noi, sono sollecitati, eccetera,
mi dà la speranza che questo paese non soltanto possa farcela attraverso magari anche Roma 2024, facciamo uno spot, ma possa veramente diventare un paese migliore per i nostri figli. Cosa vuole dire a quei giovani che magari ancora oggi vedono la disabilità come un qualcosa di lontano? Di non perdere la curiosità e la necessità di approfondire sempre tutto, di non essere superficiali, perché nella vita la superficialità ti può ammazzare, ti può distruggere dal punto di vista mentale, ideologico. Quel lontano ragazzo non sarà mai lontano, perché dentro di me sono io, non posso fare a meno di ricordarmi, anche se oramai non ricordo più, nemmeno sogno più di quando correvo. I primi anni sognavo che correvo, adesso mi sogno in carrozzina. Non sarà mai lontano perché è dentro di me. È chiaro che io vedo quel lontano ragazzo oggi nei volti dei miei figli, che ahimè mia figlia ha già superato l'età nella quale io spesso, quando li devo sgridare, io gli ricordo: guardate, il vostro padre a 17 anni sta a combattere con altri problemi, quindi non mi parlate di problemi che razionalizzate e andate oltre. Però è dentro di me e io spero sempre di far capire ai miei ragazzi del mondo della disabilità sportiva che se qualcosa devono imparare e devono ottenere dallo sport, non sono tanto le medaglie, che sono importanti, che ci gratificano, ma che poi vanno a finire dentro un cassetto, ma è tutto quello che lo sport in questo percorso ti può aiutare dal punto di vista caratteriale, umano, cioè la capacità di sapersi porre sempre come protagonista in una squadra, come in uno sport individuale, ma mai attendere qualcuno che ti aiuti o ti tenda la mano. Pretenderla quella mano se è un tuo diritto avere quella mano, pretendere la vittoria se è un tuo diritto che tu ottenga quella vittoria nella tua quotidianità, nella società civile. Ecco, io credo che lo sport debba rappresentare questo. La mano a me la dà, perché sì, mi ha dato una grande lezione. No, per carità, mai grazie lezione, mille, sì. Sicuramente il nostro pubblico avrà imparato qualcosa di più oggi sul mondo dello sport, ma non solo, quindi grazie ancora. Appuntamento con voi alla prossima settimana, sempre con Vite da Campioni. Storia forte è quella di Luca Pancalli, che potrete rivivere e riassaporare anche leggendo il suo libro Lo specchio di Luca, una storia che vi farà guardare oltre, come è capitato a noi in questa doppia puntata speciale che più che un'intervista è stata una vera e propria lezione di vita.